Contagi in salita in Italia, in particolare nel nord-est. In una settimana, dicono i dati della Fondazione Gimbe, si registra un aumento di oltre il 16% di casi, in crescita anche i ricoveri. Da Glasgow l'allarme per le emissioni di diossido di carbonio causate soprattutto dall'uso di combustibili fossili. Quest'anno l'inquinamento globale da CO2 sarà di poco inferiore al record del 2019. Il Presidente della Repubblica all'altare della Patria per la cerimonia del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il vostro operato riconosciuto e apprezzato quotidianamente, le parole di Mattarella. Edizione di Mezzogiorno, ben ritrovati negli studi di TG2000. Dunque, in primo piano l'emergenza sanitaria in Italia, in rialzo i casi di positività nel nostro paese, come conferma anche il rapporto della Fondazione Gimbe. Intanto dall'AIFA arriva l'ok al richiamo per i vaccinati con Johnson & Johnson. Beatrice Bossi. Aumentano i contagi e diminuiscono le vaccinazioni, così il Covid rialza la testa. Questi i numeri diffusi poco fa dalla Fondazione Gimbe, più 16,6% di positivi nell'ultima settimana, con un aumento dei focolai soprattutto nel nord-est del paese. A Trieste cresce il cluster divampato dopo le proteste dei portuali e nelle ultime ore anche in provincia di Padova diversi turisti sono finiti in quarantena dopo essere andati alle terme. Un dato che rischia di aprire le porte ad una nuova ondata se non aumenteranno le vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati, le prime inoculazioni sono in calo del 5,1% rispetto alla scorsa settimana. Galoppano invece a velocità sostenuta i richiami, per ora dedicati solo a fragili e anziani, ma che a breve saranno aperti anche agli over 50. L'Agenzia Italiana del Farmaco ieri ha dato il via libera ad una nuova dose di vaccino per chi ha ricevuto il Johnson & Johnson. Seconda dose quindi per 1,5 milioni di italiani a 6 mesi dalla prima iniezione. Novità in arrivo infine anche per i vaccinati con i sieri non riconosciuti dall'Agenzia Europea. Si ragiona su una dose booster di Pfizer o Moderna per i lavoratori stranieri, in modo da facilitare l'acquisizione del Green Pass. E a Roma i carabinieri del NAS hanno sequestrato 9 Green Pass falsi, tra cui quello di Pippo Franco. I documenti falsi sarebbero stati utilizzati da alcuni indagati per accedere nei ristoranti. Ipotizzato il reato di falso, estraneo alla vicenda la difesa dell'attore. Il virus corre ancora più velocemente in paesi come Russia e Germania. Il ministro della Salute tedesco in particolare parla di pandemia dei non vaccinati e invita i Länder ad accelerare le somministrazioni. Massimiliano Cocchi. Forse la colpa è anche di un autunno gelido, ma il virus in Russia continua a correre. Nelle ultime ore, infatti, sono stati registrati 1.195 decessi, il numero più alto di sempre, e oltre 40.000 nuovi contagi. Le vittime ufficiali dall'inizio della pandemia sarebbero 240.000, ma si tratterebbe di un dato sottostimato. Quello reale, secondo l'Agenzia di Statistica Nazionale Rostat, potrebbe essere 3 volte superiore. Una situazione allarmante, tanto che, dopo mesi di proclami trionfalistici e di resistenza al lockdown, il governo ha deciso di adottare severe restrizioni. Ristoranti chiusi alle 23 e stop a tutti gli eventi di intrattenimento. Da una settimana i lavoratori dei servizi non essenziali sono a casa, pagati. La colpa non è solo della variante Delta del virus, ma della sfiducia verso i vaccini. In Russia, infatti, solo il 36% della popolazione si è sottoposto ad entrambe le dosi, nonostante il paese sia stato il primo a registrare un vaccino anti-Covid, lo Sputnik. Ma a preoccupare sono anche i numeri della Germania. Il 66% dei tedeschi ha ricevuto entrambi le dosi di vaccino. C'è dunque un restante 44% della popolazione tra la quale il virus sta dilagando, tanto che il ministro della Salute, Jens Spahn, ha parlato chiaramente di pandemia dei non vaccinati. I morti ieri sono stati 194 e sono quasi raddoppiati in una settimana. Il tasso di incidenza del virus per ogni 100.000 abitanti è salito oltre quota 150. La quarta ondata è esplosa violentemente, ha spiegato il ministro della Salute, che vorrebbe evitare un nuovo lockdown e che comunque, d'accordo con Angela Merkel, è intenzionata a tenere fuori dalle eventuali restrizioni le persone vaccinate. Stanno tornando ai livelli pre-Covid le emissioni di gas serra. L'allarme arriva da un'indagine presentata a Glasgow durante la conferenza sui cambiamenti climatici, di cui ci parla Caterina Dall'Olio.
Mentre India, Cina e Russia non danno garanzie se non a molto lunga scadenza sulla flessione delle proprie emissioni di anidride carbonica, una coalizione di 18 nuovi paesi che si uniscono ad altri 22 per un totale di 40 si è impegnata a eliminare gradualmente le centrali elettriche a carbone a livello nazionale e a porre fine ai finanziamenti a tutti i progetti internazionali con quello che è il combustibile fossile più sporco al mondo. L'intesa è stata raggiunta alla COP26 di Glasgow, come ha annunciato il governo britannico. Oggi però, oltre ai tre ormai noti, non sigleranno l'accordo che prevede di eliminare gradualmente la produzione di energia al carbone entro il 2030 per i paesi più avanzati e nel decennio successivo, in quelli in via di sviluppo, anche Australia e Stati Uniti. E rinunciare al carbone è considerato vitale per raggiungere gli obiettivi sul clima, ovvero limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. L'annuncio arriva contemporaneamente alla pubblicazione di un report del Global Carbon Project che descrive come le emissioni globali di carbonio in quest'ultimo anno siano tornate ai livelli pre-pandemia. Continuano a essere molto basse le emissioni da consumo di petrolio, alzano il livello globale, soprattutto Cina e India che stanno cercando di recuperare il terreno perso durante la fase più critica della pandemia. E di qui si arriva al grande fantasma che si aggira alla COP26 di Glasgow, il nucleare. Il premier Draghi e il ministro Cingolani non ne parlano apertamente, anche quando sottolineano il limite delle energie rinnovabili per il raggiungimento dello scopo di limitazione delle emissioni di CO2, ma non parlano nemmeno di una soluzione alternativa. Veniamo adesso ad un altro rapporto pubblicato dal Pentagono, secondo cui la Cina sta sviluppando il suo arsenale nucleare più rapidamente del previsto, restringendo il gap con gli Stati Uniti. Pechino potrebbe avere a disposizione entro il 2027 ben 700 testate nucleari, arrivando a 1000 entro il 2030. Ci spostiamo in Etiopia, i ribelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray si trovano alla periferia di Addis Abeba. Secondo fonti diplomatiche, i ribelli hanno la capacità militare per entrare nella capitale in poco tempo. Preoccupazione espressa dall'ONU per l'escalation di violenza, il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto un dialogo nazionale inclusivo per risolvere la crisi e per gettare le basi per la pace e la stabilità in tutto il paese. Rientriamo in Italia con la politica. Oggi arriva in Consiglio dei Ministri la bozza del DDL di riforma della disciplina sulla concorrenza. Augusto Cantelmi. Si procede con cautela, niente liberalizzazioni delle spiagge o per gli ambulanti, ma soltanto una mappatura delle concessioni in vista di una futura riforma. Il governo non vuole rischiare su un tema ad alta pericolosità come quello sulla concorrenza sul tavolo del Consiglio dei Ministri del pomeriggio. Nel provvedimento di 32 articoli vi sono misure sulle concessioni per la distribuzione del gas naturale e sulle concessioni idroelettriche e ancora autorizzazioni per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche. Per quanto riguarda la telefonia, stop ai servizi premium senza consenso. Le compagnie telefoniche dovranno acquisire la prova del previo consenso del cliente prima di addebitare costi di servizi in abbonamento offerti da terzi. Nel disegno di legge salta invece la norma sui notai. Non c'è spazio dunque per le concessioni balneari, tema sul quale la Lega è pronta a fare le barricate Carroccio alle prese anche con le divisioni interne, con Salvini che deve fare i conti con l'ala moderata che fa capo a Giorgetti. Nel pomeriggio convocato il Consiglio federale per decidere quale linea perseguire e acque agitate anche all'interno del Movimento 5 Stelle che si spacca sulla scelta del nuovo capogruppo al Senato. Poco fa la sentenza del Tribunale di Napoli che ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale presentato da FIM, FIOM e WILM nei confronti della Whirlpool per la chiusura del sito di Via Argine a Napoli. Proprio ieri la multinazionale ha cominciato a inviare le lettere di licenziamento dei 320 lavoratori dello stabilimento campano. La Whirlpool lascerà aperta fino al 30 novembre l'opzione incentivo all'esodo pari a 85.000 euro o in alternativa la possibilità di mantenere il lavoro trasferendosi nella provincia di Varese, dove c'è la sede più grande dell'azienda. Il maltempo in Italia, forti piogge, non pochi disagi al centro-sud. Giorgia Bresciani.
Il ciclone Poppea riprende vigore e sferza l'Italia con piogge e venti forti dal nord-ovest fino al centro-sud. I disagi maggiori si sono registrati in Campania con allagamenti e problemi per la navigazione nel Golfo di Napoli. Forti piogge anche su Toscana e Lazio, mentre in Sardegna l'area più colpita è stata l'Oristanese. Senza tregua il Casertano, con una bomba d'aria che si è abbattuta su Castel Volturno. Allagamenti intensi anche a Mondragone, a Casal di Principe le strade trasformate in fiumi hanno creato problemi a parecchie auto. Forti disagi a Caserta, allagata la zona della stazione ferroviaria con disservizi anche ai treni e un albero è caduto su un'auto fortunatamente vuota distruggendola. Situazione molto critica anche sulla A1. Vento e neve in Trentino Alto Adige, nella notte le nevicate hanno interessato anche quote più basse toccando gli 800 metri, raggiunto il mezzo metro di neve in alcune località. Imbiancati diversi passi delle Dolomiti come il Falzarego vicino a Cortina. Mezzi pesanti in azione per liberare le strade al Brennero, chiuso definitivamente lo Stelvio. Il presidente Mattarella all'Altare della Patria a Roma per il giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate che quest'anno coincide con il centenario del Milite Ignoto. Fabio Bolzetta. Una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto. 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si reca all'Altare della Patria alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Quest'anno ricorrono i 160 anni dell'Unità d'Italia, 150 anni di Roma Capitale, 100 anni del trasferimento al Vittoriano della salma del soldato ignoto, 75 anni di Repubblica. Momenti fondamentali della nostra storia che troveranno espressione solenne il 4 novembre, ricorda Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. La nostra storia è segnata dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale. Nel dolore condiviso si è cimentato un sentimento di fratellanza inestinguibile tra il paese e i cittadini in uniforme, scrive il Presidente della Repubblica, a cui la Costituzione ha affidato il comando delle Forze Armate. A loro si rivolge Mattarella per sottolineare che la Repubblica sa di poter contare su ciascuno di voi e sull'indissolubile giuramento di fedeltà che avete prestato. Onori al Presidente della Repubblica! Subito dopo, nel cortile d'onore del Quirinale, la cerimonia di conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia alle bandiere di guerra. E l'abbiamo seguita insieme, si è conclusa poco fa la messa celebrata dal Papa nella Basilica di San Pietro in suffragio dei cardinali e dei vescovi defunti nel corso dell'anno. È importante imparare l'arte di attendere il Signore, ha detto il Papa, un silenzio carico di speranza. Francesco, che ha celebrato con 26 cardinali e 22 vescovi, ha aggiunto: nell'abisso, nell'angoscia del non senso, Dio si avvicina per salvare e quando l'amarezza raggiunge il culmine, all'improvviso rifiorisce la speranza. E sempre oggi il Papa, in un messaggio inviato a un convegno sulla tutela dei bambini promosso dalla comunità Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica, Centro Sportivo Italiano e Università di Bologna, ha espresso dolore e vergogna per non aver difeso dalla piaga degli abusi sessuali i minori affidati nelle attività educative e sociali. Francesco ha sollecitato la Chiesa a un cammino di conversione personale e comunitaria. Andiamo adesso in Medio Oriente per un lavoro imponente e minuzioso che vuole recuperare, vuole esaltare la bellezza di una grande opera d'arte. Ce ne parla Marino Galdiero. Un restauro pluriennale da 12 milioni di dollari di uno dei più grandi mosaici del mondo. Si trova presso il palazzo di Hisham a Gerico, nella Cisgiordania occupata. Un lungo lavoro sui 38 pannelli simili a tappeti che coprono 827 metri quadrati. Sono state costruite piattaforme sopraelevate per garantire che i turisti possano visitare l'opera d'arte senza calpestarla. In un locale riservato al principe è posto un noto mosaico con disegnato un albero, sotto il quale si vede da un lato un leone attaccato un cervo, dall'altro due cervi che pascolano tranquillamente. Per alcuni rappresenterebbe un harem, per altri il buono e il cattivo governo. Il palazzo di Hisham è un complesso residenziale invernale dei califi omaidi risalente all'VIII secolo d.C. Attualmente rimangono solo alcune rovine. Elemento caratteristico è una finestra rotonda che secondo alcuni avrebbe ispirato i rosoni delle cattedrali gotiche attraverso i crociati. Ci fermiamo qui, vi lascio al meteo e a Terza Pagina a seguire l'ora solare. TG2000 torna alle 14:55. State con noi, buona giornata.